Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Maltempo, il dibattito in Consiglio regionale. Approvato un atto unitario per estendere lo stato di emergenza ad altre province della Toscana. Alluvione, richiesta una commissione d'inchiesta. Maltempo, Gianni commissario per la ricostruzione, il dibattito. Due giorni di confronto e dibattito in aula con al centro il maltempo che ha messo in ginocchio la Toscana. Il Consiglio regionale si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione. Un dibattito politico che ha fatto emergere una sostanziale unità di intenti da parte di tutte le forze politiche anche attraverso l'approvazione unanime di alcuni atti. Abbiamo appena concluso i lavori dell'Assemblea legislativa. È stato due giorni intense in cui abbiamo provato a dare il nostro contributo in questa terribile tragedia che ha toccato la nostra terra. Sono ore in cui ancora tante ragazze e tanti ragazzi stanno spalando il fango a Campi Bisenzio, a Prato, in altre realtà della Toscana. Sono le ore in cui si contano i danni. E allora noi abbiamo voluto prendere l'impegno tutti insieme in un clima di solidarietà diffusa, di sostenere le famiglie, di sostenere le imprese, di sostenere chi ha perso tutto, di sostenere chi ha subito le mareggiate come a Marina di Pisa o le forti piogge e le raffiche di vento. Il nostro obiettivo è fare in modo, tutti insieme, con l'aiuto del governo, con le risorse della regione, di sostenere le famiglie e le imprese, perché l'obiettivo è rialzare presto la testa tutti insieme e sono certo che ce la faremo, perché siamo la Toscana. Questi anni in cui sono in Consiglio regionale tante volte abbiamo approvato degli atti rispetto al ridisegno del reticolo minore, che è quello che è un po' scoppiato rispetto all'evento, a questa calamità naturale eccezionale che forse non era nemmeno prevedibile per questa portata. Molte volte abbiamo passato degli atti, delle leggi, delle norme che impegnavano soldi della regione, soprattutto nelle manovre di bilancio. Tante sono le casse di espansione che in questo momento vengono. Io a me veniva da un po' da sorridere quando nei giorni scorsi, proprio nel territorio da cui vengo, mi veniva chiesto di andare a parlare con qualcuno perché queste casse di espansione sono brutte, coprono le visuali. Allora in questi giorni forse abbiamo pensato che non sono brutte le casse di espansione, è brutto il cemento qui vicino con le casse d'espansione abbiamo autorizzato lungo i corsi e quando ci veniva negli anni scorsi, io ero anche in Consiglio regionale quando approvavamo quel piano del paesaggio tanto discusso, venivamo chiamati dai professionisti, da chi voleva fare di chi voleva fare ancora cemento in questa regione. Forse quella rigidità che abbiamo messo in quel momento ora ci torna comodo. Da Palazzo del Pegaso è arrivata l'approvazione di un atto unitario per richiedere l'estensione dello stato di emergenza nazionale anche ad altri territori colpiti, quali le province di Massa Carrara e Lucca e parte di quella di Arezzo. La Toscana ha fatto la Toscana, c'è un atto unitario votato all'unanimità, per me è una soddisfazione che porta la mia prima firma, un'intuizione, quella di tenere insieme tutte le forze politiche, perché si potesse chiedere al governo di inserire anche le province di Lucca, di Massa Carrara e parte della provincia di Arezzo nella dichiarazione di stato di emergenza. È evidente che ci sono una modalità differente di interventi, di danni subiti dalla popolazione, la differenza lo faranno le schede ovviamente che segnaleranno le difficoltà percepite dai singoli territori, però è importante che tutti i partiti non si dividessero su questo aspetto e della Toscana arrivasse una voce unanime. Il voto è rimasto unanime e compatto e questo credo che sia stato la cosa più importante, un atto che quindi porta la firma dei principali capogruppo presenti e dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale della Toscana, quindi un appello forte che dà forza al nostro presidente Eugenio Giano di relazionarsi con Curcio, con la Protezione Civile, col quale abbiamo già informato e attivato una relazione diretta anche personale per il tramite della coordinazione.
coordinatrice nazionale, in questo caso del mio partito, della Paita. Al termine dei lavori d'aula, i gruppi del centrodestra si sono presentati ai microfoni per una dichiarazione congiunta a testimonianza della compattezza nell'affrontare la questione emergenziale. Il capogruppo di Forza Italia, Marco Stella, si è soffermato su alcuni atti che sono stati presentati. Per questo abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale alcuni elementi che qualificavano la nostra azione dentro il Consiglio regionale. Penso per esempio a un ordine del giorno approvato che prevede la possibilità per i comuni alluvionati, per le attività commerciali, di anticipare il periodo dei saldi. Questo porterebbe naturalmente subito del liquido all'interno delle casse delle attività commerciali e delle nostre aziende. Abbiamo chiesto l'audizione del Presidente del Consorzio Bonifica, Vedo Valdarno Bottino, in Commissione per capire anche attraverso lui cosa è successo, quali sono i reticoli secondari, i torrenti che sono esondati, quali sono i torrenti che hanno avuto delle difficoltà. Perché è successo questo nonostante ci viene raccontato che sono state fatte 100 casse di espansione negli ultimi 20 anni e che sono stati spesi 84 milioni di euro negli ultimi 15 anni. Cosa è successo? I codici, l'allerta, se il meccanismo ha funzionato, il piano regionale contro le alluvioni, se è stato un piano che ha consentito di rispondere in maniera immediata, efficiente rispetto alle esigenze. Ci sono ancora tanti cittadini che sono fuori casa, ci sono ancora tante case alluvionate, ci sono ancora imprese che stanno smaltendo i rifiuti. Sarà un periodo molto difficile per le nostre imprese e per la nostra regione. Ci sono famiglie in mezzo alla strada, ci sono soltanto a Campi ancora più di 100 famiglie che non hanno luce ed elettricità. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo anche attivato con i nostri partiti una serie di iniziative a sostegno delle famiglie, raccolta di materiale, anzi lanciamo come capogruppi anche un appello a portare i generi di cui hanno bisogno le famiglie, non soltanto vestiti ma generi alimentari ma soprattutto anche materiale per pulire. Due i temi prevalenti emersi in aula. Il primo riguarda la proposta di istituire una commissione d'inchiesta sulla gestione del maltempo in Toscana, l'altro è relativo alla figura di Eugenio Giani come commissario per la ricostruzione. Critica la posizione della Lega nei confronti dell'operato di Giani nella gestione dell'emergenza. La nostra è una posizione di chiara critica rispetto all'operato del Presidente della Giunta Giani, ma io direi ancora prima della nomina a commissario. Noi ci siamo già interrogati se è stato fatto tutto ciò che c'era da fare in tema di prevenzione. Verrà il tempo delle commissioni d'inchiesta. Noi intanto però ci occupiamo anche di politica. Siamo qui nell'aula del Consiglio regionale a riflettere che cosa concretamente possiamo fare. A breve arriverà la variazione di bilancio, l'ennesima variazione di bilancio che denota un'assoluta mancanza di programmazione da parte della Giunta Giani. Quello che voglio dire è che noi abbiamo da tempo sollevato delle perplessità su questo modo di comportamento del governatore, che non sempre peraltro ha la presenza dovuta in commissione per spiegarci determinati provvedimenti. Noi diciamo con chiarezza che le risorse che non hanno carattere strutturale previste in questa variazione di bilancio dovrebbero essere invece destinate a cittadini e ad aziende colpite dall'alluvione. Non solo, come vicepresidente del Consiglio regionale credo che si debba destinare quest'anno l'avanzo di bilancio del Consiglio regionale proprio a chi è stato colpito dall'alluvione. La proposta di una commissione d'inchiesta è partita da Fratelli d'Italia e appoggiata poi dalla Lega, anche se con sfumature politiche diverse. Il Partito Democratico ha comunque mostrato un'apertura nei confronti di questa ipotesi. Non è una commissione d'inchiesta fatta per puntare il dito contro qualcuno o contro qualcosa, ma io credo che con tutto quello che è successo nella nostra regione l'unica cosa che la politica possa fare per i nostri concittadini e le nostre concittadine che ancora oggi vivono situazioni drammatiche sia provare a rispondere con la verità. Ma queste risposte dobbiamo darle ai cittadini. Come le dai? Non buttandoci benzina sul fuoco, facendo finire l'emergenza, istituendo una commissione in maniera seria, ascoltare le persone, tutti, il presidente dei consorzi di bonifica, i parlamentari per sapere cosa fa il governo nazionale, le associazioni di volontariato, i cittadini e capire cos'è successo, ricostruire un percorso e dare a questi cittadini quelle risposte in maniera seria che ci chiedevano in questi giorni. Ci siamo confrontati come centrodestra, una proposta che accoglieremo e che firmeremo insieme a Fratelli d'Italia,
È giusto capire come ha funzionato l'allerta, è giusto capire questo dibattito che ancora oggi sta sulla stampa, sta all'interno delle aule di consigli comunali e di consiglio regionale sui cosiddetti colori dell'allerta, ma soprattutto capire come ha funzionato e se ha funzionato la macchina della protezione civile. Tutto il tema che a noi sta particolarmente a cuore, che è quello dei consorzi di bonifica, quindi se erano state o no effettuate tutte le manutenzioni perlomeno ordinarie nei territori coinvolti appunto dell'alluvione e se, perché qui si dice la Regione Toscana ha investito tantissime risorse per il rischio idrogeologico, se quelle risorse veramente sul punto di vista straordinario erano o no e sono state o no investite in Toscana, non per cercare la responsabilità di qualcuno, quello non spetta il Consiglio regionale. Ho letto che già alcune procure, alcune magistrature stanno indagando sui responsabili, quello è un percorso che sarà a sé stante, però per capire se la macchina amministrativa della Regione Toscana ha funzionato e cosa si può fare per evitare che tutto ciò si ripeta di nuovo? Ecco, allora, più che una commissione d'inchiesta, io la chiamerei una commissione speciale, perché puntare il dito sulle responsabilità è veramente antipatico. Io devo ringraziare sia l'assessora Monni, che ho visto costantemente sui luoghi della colpiti, anche il presidente Gianni per quello che può fare adesso, ha fatto quello che doveva fare, però qui serve un cambio di rotta, non serve solo una commissione d'inchiesta per capire le responsabilità di quello che è successo, bisogna prendere coscienza di quello che c'è da fare e sinceramente spero sia la volta buona che ci sia un'inversione di rotta sullo sfruttamento del suolo, sul contrasto al cambiamento climatico, sulla transizione energetica, che sono le cause vere di quello che sta succedendo. Per quanto riguarda la commissione, noi come sempre siamo molto disponibili a che non si facciano polemiche nel momento del bisogno, quando tutti dobbiamo essere uniti per fare il massimo possibile a sostegno e in aiuto delle popolazioni che sono state colpite. Per il resto siamo molto aperti a che si cerchi di capire cosa ha funzionato, magari cosa non ha funzionato, nell'ottica di migliorarsi per quanto riguarda il futuro. Queste invece le posizioni circa la nomina di Gianni a commissario per la ricostruzione. La Lega si dice contraria e auspica la nomina di un esterno, come ad esempio il generale Figliuolo. Noi diciamo no, sinceramente credo che Gianni sia già commissario di troppe cose in Toscana. In questi ultimi 3 anni lo abbiamo visto già commissario ben 3 volte, credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Questo è un tema veramente delicato, ci vuole una persona estranea, una persona super partes, una persona che abbia una strategia, che abbia già messo in moto una macchina. Perché no, il generale Figliuolo, dopo le calamità naturali che da maggio scorso si sono verificate anche in altre regioni d'Italia, o comunque una persona che sia in grado di gestire le risorse, di gestire il territorio senza interessi, permettetemi il termine, di popolarità e di voto e di politica in Toscana. Quindi la persona più estranea sarà e avrà soltanto l'interesse di fare il bene dei cittadini indistintamente, senza un ritorno politico, e più importante sarà questo per la Toscana, ripartire nel più breve tempo possibile. Io non ho niente in contrario al fatto che sia il presidente Gianni il commissario per la ricostruzione. È lui che conosce bene il territorio, mi augurerei che fosse lui, però non credo che sia questo il vero punto della questione. Il punto della questione è che dobbiamo prendere atto che molto le criticità nella fase dei soccorsi e degli aiuti non sono state affrontate nel modo adeguato. La fase dell'immediatezza degli interventi, scegliere una persona che avesse conoscenza e contezza del territorio. E il presidente Gianni ha conoscenza del territorio. Se noi avessimo avuto un fenomeno, il Cristiano Ronaldo di coloro che gestiscono le emergenze, ad Aosta,
Tu dovevi farlo venire in Toscana e magari perdeva 5 giorni a capire come era conformato il territorio della Toscana. Il presidente Gianni lo conosce a menadito, quindi in questa fase credo che la ratio sia stata questa. Poi nella fase successiva vedremo cosa deciderà il governo. Penso che, come è stato fatto in Emilia Romagna, se il presidente Gianni non fosse anche il commissario per la ricostruzione, sarebbe un errore, perché chi conosce bene il territorio, chi dispone comunque di una macchina della protezione civile regionale, che si ovviamente avvale anche di quella nazionale, dovrebbe essere quello investito per portare avanti non solo l'emergenza ma anche la ricostruzione. Se la scelta sarà un'altra, vuol dire che prevalgono logiche di carattere politico e non quelle per quanto riguarda invece la migliore efficacia, almeno dal mio punto di vista, per la ricostruzione di questi territori. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione. Vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.